Comunque, sapete che ancora tempo fa, in seguito anche a alcuni incidenti mortali che sono avvenuti sul Via Mediterraneo, l'amministrazione ha instaurato l'obbligo dei 30 km all'ora in pratica. Qualcuno ha fatto le solite critiche, in realtà è un procedimento che serve a diciamo comunque a fare in modo che qualcuno magari vada più piano. E nel corso della notte, in ben due posti diversi, uno sul lungomare di notte e uno sulla via Barbarigo, via Privivai, hanno centrato due macchine parcheggiate e hanno fatto dei danni che sicuramente non sono compatibili con una velocità di 30 km all'ora. Quindi invitiamo sempre tutti a una guida con prudenza, perché purtroppo a volte le disattenzioni possono capitare, perché voglio dire, uno si distrae un attimo, magari stringe un po' troppo la curva, magari la strada è stretta, però sinceramente, vedendo come sono diciamo come sono state ridotte le carrozzerie di quei mezzi, francamente ci sembra molto difficile che gli autisti andassero a velocità appunto adeguate. Non abbiamo notizia che queste persone siano state in stato di ebbrezza, quindi almeno quello, se così, almeno non abbiamo conferme, almeno quello, perché dopo c'è anche questo, che a volte guidano in stato di ebbrezza o peggio, e allora lì le cose diventano molto molto più gravi. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono, e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Sulla questione plateatici in Riva Vena interviene il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, ricordando com'era Riva Vena subito dopo lo spopolamento da parte delle attività economiche dovute ai lavori del Baby Mose. Le attività che stanno investendo in Riva Vena dimostrano una nuova realtà fino a qualche anno fa impensabile, grazie anche all'indirizzo preso dalla stessa amministrazione, afferma il sindaco, il quale sottolinea che il turismo deve essere comunque sostenibile, gestito in modo da non creare disagi ai residenti, anche a quelli che non hanno a che fare col turismo, ma che sono impegnati in altri settori e che finiscono col vedere il turista in maniera diversa. Le lamentele che sembrano essere giunte all'amministrazione descrivono situazioni in cui sembra essere difficile passeggiare a causa dei troppi tavoli e sedie, soprattutto se chi deve transitare, soprattutto in Riva Vena, è costretto a farlo seduto su una carrozzina per disabili. Il fiorire dei baccari, bar, attività di somministrazione ha certamente reso diversa la vita anche di chi in quella riva abita, tanto da rendere necessaria la stesura di un regolamento che andrà a disciplinare in maniera precisa la questione che riguarda i plateatici in Riva Vena quanto in Corso del Popolo. Sindaco, assessore Greguolo e polizia locale ci stanno lavorando. Regolamento che dovrà comunque essere rispettato e spetterà al nuovo comandante della polizia locale provvedere a organizzare il controllo a garanzia degli esercenti, dei residenti e di chi passeggia nei luoghi in questione. Tra le norme che si dovranno rispettare ci sono regole già scritte, quali liberare il plateatico da tavoli e sedie durante l'orario di chiusura dell'esercizio, ma spesso e volentieri tale norma non viene seguita. Il rischio è che qualcuno bivacchi utilizzando i tavoli e le sedie disponibili, disturbando chi vive nei pressi. La raccolta porta a porta dei rifiuti invece è un altro tema a cui sta lavorando il sindaco con l'assessore De Perini e con Veritas. Ora, nel valutare la fattibilità di questo tipo di intervento sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Questo sistema, già adottato in passato, eviterebbe l'abbandono dei rifiuti, togliendo contemporaneamente i cassonetti dal centro storico e dando al centro di Chioggia la stessa veste del centro storico di Venezia, togliendo quindi dalla vista i cassonetti e tutte le lamentele ad essi collegate. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta.
Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. Purtroppo questa mattina abbiamo già pubblicato un articolo, siamo venuti a conoscenza che ieri un agente di polizia del comune di Chioggia, una signora, è stata spintonata da credo uno straniero, perché la polizia locale stava facendo delle sanzioni alle auto parcheggiate in una via di Sottomarina, e questa persona, secondo quanto ci è stato riferito, ha spintonato la gente, e che poi è andata a prendere soccorso, e poi sono intervenuti anche i carabinieri. Al di là del gesto assolutamente deprecabile, e non sappiamo se verrà fatta la denuncia, ma comunque dovrebbe essere di default, che a un certo punto, perché non è possibile che chi si comporta in questo modo la possa passare liscia. Abbiamo ricevuto una mail da una signora che evidentemente in qualche modo è vicina a questo presunto aggressore, in cui praticamente, quasi a giustificazione, dice: ma noi per i residenti non ci sono abbastanza posti auto. Ecco, allora io vorrei ricordare che purtroppo c'è un luogo comune che quasi tutti, che proprietari di auto, considerano che devono avere anche un posto macchina. No, non è così. Chi ha la macchina dovrebbe prima preoccuparsi di avere un posto. Funziona in questo modo qua. È chiaro che bisogna, ed è giusto, che nei quartieri ci sia un certo numero di posti diciamo riservati ai residenti, ma non si può pensare che ogni zona di un comune abbia i posti solo per i residenti. Non esiste da nessuna parte del mondo, e non va neanche bene da un punto di vista anche di viabilità. Cioè, allora a certi quartieri non si potrebbe arrivare. Ovviamente il problema è sempre quello che non ci sono, al di là che ci vorrebbe un po' anche di rispetto. Anche ieri sul sagrato della chiesa di San Giacomo era strapiena di biciclette, e al di là che abbiamo Mister Bancomat, padre Bancomat, che ha ingenti risorse finanziarie, potrebbe anche magari mettersi d'accordo con l'ADA e regolare, diciamo, l'accesso di queste biciclette, però ci vorrebbe rispetto, capire che insomma almeno metterle un po' in ordine. Voglio dire, anche questo, stiamo parlando di zone dove ci sono centri storici, dove gli spazi non ci sono. La gente dice: ma gli spazi di biciclette, dove li volete fare questi spazi di biciclette? Dove possono, cioè, si tratta di usare il buon senso, ma soprattutto io so che tanti che sono residenti anche nel centro storico di Chioggia hanno portato le macchine nei pochi parcheggi che ci sono nei saloni, pagano e preferiscono essere tranquilli e non avere una macchina esposta alle intemperie o peggio agli atti vandalici. Ecco, c'è una notizia non confermata che l'amministrazione sta cercando, speriamo presto, ma presto non funziona nulla ovviamente, di riuscire a installare un altro piano al parcheggio park, quello dell'isola di Unione, che tra l'altro è già predisposto, e il maggior costo è stato quello della realizzazione. È già predisposto per mettere un altro piano, io addirittura ne metterei 4-5 sinceramente, e così almeno il problema, parte del problema del centro storico sarebbe risolto, obbligando però a liberare le calli, perché sarebbe ora il tempo, se ci sono i posti, se ci saranno i posti, di liberare le calli. Ecco, e quindi questo è tutto, e auguri alla gente donna che è stata aggredita, e speriamo che non abbia nulla di che. Comunque veramente alzare le mani è sempre sbagliato, e soprattutto nei confronti di una donna. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Il torneo di calcetto unificato del Nord-Est di Special Olympics Italia è stato vinto dall'Union Clodiense. Il torneo si è svolto sui campi dell'Isola dell'Unione a Chioggia, dove 8 squadre di calcetto integrate provenienti da tutto il Nord-Est si sono affrontate nelle finali, battendosi in gironi con 2 livelli di difficoltà. A livello 1, quello più impegnativo, l'Union ha battuto in finale ai rigori il Montebelluna, che aveva mantenuto la prima posizione lungo tutto l'arco del campionato. Il livello 2, la seconda finale, ha visto vittorioso invece il Montebelluna. Buona la presenza del pubblico e graditissima la proposta gastronomica offerta al termine della competizione da parte di Cogevo, Fasolari, McDonald's, Manfredi e Bullo,
che hanno con gusto fatto promozione del territorio. La competizione è stata organizzata da Prometeo Onlus, grazie anche alla collaborazione di Avis Chioggia Ada, Chioggia Arena Artis, che si è occupata della parte audio, mentre Lattebusche ha offerto a tutti il suo ottimo gelato. Presenti il sindaco di Chioggia Armelao, l'assessore allo sport Griguolo, al sociale Marangon e don Francesco Zenna, che ha benedetto la competizione, invece del vescovo Monsignor Dianin. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.